Ciao a tutti, siamo l'Alvador, un ecovillaggio in costruzione in provincia di Reggio Emilia e esattamente 5 anni fa abbiamo iniziato a vivere in questa località per poi evolvere e vivere insieme una vita comunitaria. Una cosa che ci auguriamo la coscienza globale collettiva abbia portato a casa, tenuto a casa veramente dopo questa crisi, è una coscienza collettiva molto più forte, è la coscienza che siamo tutti interconnessi, che le nostre azioni quotidiane hanno conseguenze fin dall'altra parte del mondo. E pensiamo che la nostra scelta in questo senso sia valida perché questi anni cercando di vivere una coscienza ecologica abbiamo proprio cercato di fare questo, abbiamo proprio cercato di trasformare le nostre azioni ogni giorno di modo che il nostro impatto sul mondo e sul pianeta e sulla vita di tutti gli esseri umani e di tutti gli esseri viventi fosse un impatto positivo, nella consapevolezza che c'è un'interconnessione completa fra tutti gli esseri del pianeta. E una cosa che stiamo vivendo, che abbiamo notato di questi giorni, è che c'è una grande mancanza, viviamo una grande mancanza perché prima di questa quarantena tantissime persone passavano dal nostro ecovillaggio, tantissime persone, giovani, meno giovani, scambio lavoro, genitori che ci aiutano a costruire, a fare. E che venivano sia per lavorare, ma anche e soprattutto per condividere con noi la nostra vita, quindi mangiare con noi, parlare, giocare, cantare, stare con noi nella vita quotidiana, e adesso in questo momento non ci sono più, perché non possono venire. E questa cosa ci ha tirato via tantissima energia, perché chi viene a trovarci, chi viene a stare con noi, implicitamente ci dice crediamo in quello che fate e quindi questa cosa la sentiamo tantissimo, come la grande mancanza di energia è dovuta alle persone che prima c'erano e adesso non possono venire. E quindi anche il valore, stiamo riscoprendo il valore invece di tante piccole persone che compongono la nostra comunità allargata che ci dà vita e ci nutre ogni giorno. In questo silenzio però è una cosa positiva è che la vita tra di noi è diventata un po' più, è andata un po' più a fondo, ci ha aiutato questo silenzio ad andare un po' più a fondo nelle nostre condivisioni, nei nostri cerchi e quindi anche per questo ringraziamo. Ciao a tutti! Ciao, Ciao. sono tutti. Ciao. Ciao.